prima di iniziare, ok, devo mettere qua. Quindi un secondo che devo controllare anche l'audio. Ok, qua funziona. Allora, cioè, allora, intanto, signore e signori, non solo, buon pomeriggio, buon 2 giugno, bentornati su MPStream. Arriveremo a Zelda, tranquilli, però prima non potevo non parlare di sto coso qua, di sto delirio. Perché? Ah, scopro ora che l'immagine, questa qui centrale, rimane, mi sa, fissa, e tutto il resto del sito Nintendo che invece aumenta. E quindi se... cioè, va bene. Scusate un attimo. Un attimo che torno subito, scusate. Allora, dicevamo, sto coso qua. Perché? 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 In realtà, per chi ha seguito i rumori nel recente passato, questo coso qui non è roba nuova, non viene dal nulla. Perché infatti, già nella fine 2021, avevamo già sentito parlare Emily Rogers, ai tempi su Resetera, poi anche su Famiborz, menzionare tre titoli ai quali Nintendo stava lavorando, nello specifico APD4, che sarebbe il team che si è dedicato a titoli quali Ring Fit Adventure, poi anche, più che altro, diretto, coadiuvato, perché poi, ad esempio, Brain Training è di APD4, però sviluppato, se non sbaglio, Indie Zero, poi anche Big Brain Academy, stesso tipo di organizzazione. È proprio il team di Nintendo, che poi anche ovviamente Labo, che si è specializzato per lo più in titoli più dedicati all'utenza casual, all'utenza meno, diciamo così, affamata di esperienze tradizionali, e che ha sviluppato anche per l'appunto l'originale One to Switch, il più grande titolo di lancio possibile per la console. Titolo di lancio che in realtà ho ricontrollato proprio oggi, è arrivato a ben 3,6 milioni di unità vendute a dicembre 2021, quindi poco non ha venduto, grazie anche al lancio. Se non sbaglio era anche venduto in bundle, cioè davano anche in bundle One to Switch al lancio da qualche parte, però... Signore Shiori, eccolo qua! Perché sì, ne aveva già parlato lei, aveva anche proprio parlato del cavallo, il cavallo! Anzi, aveva anche riferito di quanto, in base a test interni a Nintendo, il gioco avesse ricevuto, come dire, un apprezzamento molto limitato. E a riguardo ci ha fatto un articolo anche Imran Khan, qui su Fanbyte, che nello specifico ha parlato proprio della storia folle riguardante il sequel non annunciato ai tempi, si parla del 7 giugno 2022, quindi un anno fa. Quindi per l'appunto sì. Perché per l'appunto, allora, l'informazione presentata in questo articolo è raccolta da molteplici sorgenti con conoscenza del prodotto in questione. Nonostante le fonti in questione siano presentate nella storia pubblicata come anonime, abbiamo verificato queste connessioni e stiamo quindi pubblicando le informazioni che ci hanno dato con grande fiducia nella loro accuratezza. Come sempre, la industria videoludica è fissata con la segretezza, ma anche per l'appunto comunque sia variabile, diciamo che può cambiare idea da un giorno all'altro. Le cose possono cambiare indipendentemente da quanto accurato le informazioni siano adesso. È anche possibile che non lo sappiamo mai. Direi che a questo punto lo sappiamo. Abbiamo qualche idea riguardo. Lo vediamo! O caval! Ovviamente hanno anche cercato di chiedere a Nintendo stessa, però ovviamente Nintendo muta. Vabbè, è prassi. Lo si fa sempre. Quasi mai, sinceramente, rispondono, però è prassi. Quindi, vabbè, ci sono divergenze per quanto concerne quando lo sviluppo del sequel di One to Switch è iniziato. Che poi, tra l'altro, il titolo, guardate, che varie fonti dicevano che fosse Everybody's One to Switch. Ha perso l'apostrofo la S, ma il titolo è quello. Tra l'altro, con che font? Tra l'altro, mi sa che il cavallo proprio
Cioè, il cavallo fa anche parte del logo per certi versi. Cioè, guardatelo, tra l'altro, Everybody, tutto glitterato, poi One Two Switch che riprende un po' il logo dell'originale One Two Switch, però con font diverso. Però cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cosa sono ste facce, poi? Vabbè, per l'appunto. Per l'appunto, poi, come dice l'articolo, e ha attraversato varie fasi di variazioni, visto che gli sviluppatori hanno avuto difficoltà con una domanda semplice: come straminghia lo fai un sequel di One Two Switch? La risposta ovvia era semplicemente di aggiungere nuovi minigiochi, come fanno altri party game interattivi, che quindi non variano rispetto al precedente. Ma volevano anche far uscire un titolo che non rendesse il primo titolo in realtà inutile, quindi che smettesse di vendere. Oddio, io non so in effetti quanto adesso One Two Switch venda ancora, mi sa, anzi in realtà ho controllato prima molto poco, perché grazie anche a cose tipo il SESA White Paper, le raccolte di dati, al giugno 2020 era sui 3,3 milioni, quindi tra luglio 2020 e dicembre 2021 ha comunque venduto 700 milioni di unità, che non è niente, però vuol dire anche che il titolo di suo ha comunque molto rallentato le vendite, quindi non so quanto ci fosse il pericolo a riguardo. L'ispirazione è interessante, perché l'ispirazione viene dai Jackbox Games, ovvero gli sviluppatori di Jackbox Party Pack, quindi per appunto tutti i vari titoli della serie Jackbox, che hanno anche successo, mo, te lo dico qua per bias, vabbè, per perché sono streamer, però hanno anche successo proprio in campo di streaming, proprio il fatto di essere titoli che dove la gente, anche i giocatori possono partecipare grazie anche ai tuoi smartphone o comunque anche di altri dispositivi, perché infatti di grande fama nei party, nelle feste, hanno ispirato proprio Everybody su One Two Switch per creare un gioco, un game show con un tema da game show, ed è per questo che c'è anche Ocaval con quel vestito. Quindi, al contrario del gioco originale, dove vedi che una persona e un'altra, per l'appunto, andavano l'una contro l'altra nei vari minigiochi, in Everybody One Two Switch ci sono molti giocatori, tutti una volta. Con l'aiuto di smartphone, il gioco può avere lobby anche fino a 100 giocatori. E questa cosa non si sa a questo punto, perché in effetti il gioco di suo, se uno va a vedere le funzioni, non si parla dell'online, non si parla assolutamente, si parla dei smartphone, sì, ci sono anche qua nella cover, nell'immagine, nelle poche immagini che abbiamo del gioco, cioè, oddio, immagini. Si può utilizzare anche per l'appunto lo smartphone, però non abbiamo più riferimenti riguardanti l'online, addirittura le 100 persone che potevano giocare in contemporanea, 100, non abbiamo più. Quindi, in teoria, sulla carta l'idea era solida. E per l'appunto, l'EPD Group 4 ha disegnato un presentatore per questi minigiochi basato sull'appeal internazionale. Quindi grazie Bojack Horseman per aver creato l'ispirazione a Nintendo per Ocaval, un cavallo su bipede che sembra un uomo con una maschera da cavallo di gomma. A me sembra francamente proprio non tanto proprio persona reale appiccicata con la maschera da cavallo, con la carota anche nella tasca dello smoking. Poi per l'appunto, tra l'altro, perché questo? Perché il gioco si riferisce a lui soltanto come horse, cavallo, perché sembra molto simile all'inglese host, presentatore. E già qui abbiamo il gioco di parole che ti confonde e che ti manda in altre dimensioni, cioè... rendiamoci conto, poi tra i minigiochi ci sarebbero cose tipo avrebbero chiesto ai giocatori di muoversi fisicamente all'interno di un ambiente per cose come sedie musicali o utilizzare il proprio telefono per giocare a bingo. C'era anche un gioco che ricordava la versione virtuale di Gira la bottiglia, che riguardava per appunto dirsi cose, dire delle cose carine ad altre persone. Ma per l'appunto il problema principale è questo: i test sono andati malissimo. Quando per l'appunto i gruppi di playtesting hanno ricevuto il gioco, il responso al team di sviluppo è stato brutale, addirittura. Cioè, figuriamoci, non che Nintendo non abbia mai rilasciato titoli brutti, non che non l'abbia mai fatto,
o anche pubblicato, basti pensare a Devil's Third, per fare un esempio un po' plateale più recente, però che è un titolo comunque con coinvolgimento dei first party, cioè ricordiamoci, EPD 4 o l'ho sviluppato o comunque sia supervisionato lo sviluppo. Addirittura ad essere ritenuto un titolo, per l'appunto, guardate, proprio l'utenza che voleva raggiungere Nintendo, quindi famiglie con bambini, l'hanno trovato noioso. E tanto che molti non volevano neanche giocare per più round. Ad esempio, per quanto riguarda il bingo, un giocatore avrebbe usato il Joy-Con per mimare il... cercare un numero prima di leggerlo sullo schermo della TV. Un processo che i tester hanno definito tedioso. La modalità principale del gioco, ovvero la Team Battle Mode, mette a confronto due team di giocatori l'un l'altro in vari minigiochi. Questa modalità, per l'appunto, presenta in maniera molto importante Horse, che in effetti come lo chiami in italiano a questo punto? Lo chiami sempre Horse? Cioè... Perché tra l'altro il gioco di suo ovviamente l'ho creato in italiano, ma non soltanto in italiano, è giapponese, inglese, spagnolo, francese, tutte le lingue, cioè olandese, russo, coreano, cioè le lingue solite. Ecco, tra l'altro, che avrebbe dato per l'appunto, avrebbe fatto commenti a riguardo, commenti un po' coloriti a riguardo, tanto che i tester durante la localizzazione, fonti hanno detto che hanno chiamato il gioco Horseshit per contrarre, perfetto, Stink Horse o Caval. È importante da notare che non è comunque sia una roba... Allora, è per l'appunto quello che volevo, che viene detto anche nell'articolo, che non è una cosa così impossibile avere un gioco che viene recepito male dai gruppi di testing. Sembra stando da parte di Nintendo, però in effetti non è così inusuale in generale. Ci sono vari progetti che semplicemente ricevono una ricezione cattiva e vengono quindi accantonati in maniera molto silenziosa. Accade, come scrive anche Imran Khan, molto più spesso di quanto la gente sappia. E in normali circostanze questo sarebbe stato quello che sarebbe successo e nessuno si sarebbe lamentato. Però nessuno si aspettava che per l'appunto Everybody, One Two Switch, ricevesse critiche così tali. Addirittura che alcuni impiegati di fiducia all'interno di Nintendo stavano sollevando allarmi che il gioco rilasciato così com'era avrebbe danneggiato la reputazione della compagnia come un grande sviluppatore di software. E che è sta roba? O Caval che danneggia addirittura a tali livelli, perché ripeto, Nintendo non è che non abbia mai rilasciato giochi del cavolo. Basti pensare, per l'appunto, Devil's Third, ma parlando anche di titoli interni, Animal Crossing Amiibo Festival, ve ne siete dimenticati, anzi, titoli non totalmente interni, però Mario Tennis Ultra Smash o Ultra Light, come lo si potrebbe chiamare. Presumendo che lo sviluppo aggiuntivo non sarebbe stato un problema, Nintendo è andata addirittura... Un attimo. Continuato con tutte le altre pratiche di pubblicazione del titolo, quindi, ad esempio, stampare la copertina, piazzare per l'appunto anche le custodie per l'uscita fisica che in effetti c'è, perché c'è in Giappone, c'è in America, non si capisce bene se sia esclusiva del CD di My Nintendo, non si è capito bene però in Europa effettivamente ancora. Secondo le fonti c'è ancora un grande numero, questo a giugno 2022, c'è ancora un grande numero di custodie vuote per il titolo che stanno semplicemente aspettando che il gioco esca, però al momento non c'era data di uscita. Non è chiaro quali piani Nintendo abbia per questo gioco. Alcune fonti dicono che l'esecutivo Nintendo non si farà problemi a farlo uscire a $60. Ricordiamoci che l'originale One Shot Switch è uscito al lancio di Switch a $49.99. Ecco, a proposito, io direi che c'è stato un cambiamento da questo punto. Se dobbiamo affidarci alla storia di Imran Khan, che comunque sia non viene dal nulla, perché ripeto, già Emily Rogers aveva menzionato Everybody One Shot Switch, anche menzionando la recensione cattiva nei test di Nintendo, nei playtest. A quanto pare direi che alla fin fine il compromesso che si è trovato è stato farlo uscire, sì, ok, non si sa se con online o come un tempo, ma mi sa di no,
con gli alieni sì, con i palloncini sì, però a prezzo dimezzato. Ultra budget, 30 euro. Un titolo Nintendo 30 euro già di suo è molto raro. Cioè, per dire, costa quanto mi sembra... Mi sembra che costi, scusate, sto controllando la live. Mi sembra che costi quanto addirittura The Xenoblade Chronicles 3, l'Expansion Pass, quello con Future Redeemed, quella bellezza di Future Redeemed. Stesso prezzo. Da una parte Rex, il Chad, Shulk, Matthew, Nicole, Glimmer e compagnia cantante, e anche Alpha, che dir si voglia, il mondo da esplorare. Dall'altra o Caval, i palloncini, gli alieni e la gente che si diverte, ma in realtà non si diverte proprio. Da notare che lui si vede il... Vediamo un secondo, si vede la freccetta per caso? Mi sa di no. Da notare che quello col giacchettino verde, a quanto pare, c'era anche sulla cover dell'originale One Two Switch. Quindi immaginatevi, sto qua che viene chiamato per due volte, cioè è il meme di Doofenshmirtz, veramente. Se dovesse avere dei nichilini per ogni volta che sono stato parte di una cover di un party game Nintendo, avrei due nichilini, il che non è molto, ma strano che sia capitato due volte. Cioè, tornando alla storia, perché addirittura Alt avevano anche presupposto: no, lo facciamo uscire come parte dell'expansion pack del Nintendo Switch Online, quindi come bonus alla booster pass di Mario Kart Deluxe e 8 Deluxe, o anche Animal Crossing New Horizons e Happy Home Designer, Happy Island Designer se non sbaglio. Quindi per l'appunto la qualità, secondo alcuni, la qualità non importerebbe se la gente non pagherebbe per questo. La questione potrebbe aver già visto l'incisione interna al momento della scrittura. A quanto pare hanno atteso proprio il mese in cui non c'era niente in uscita. Hanno atteso esattamente il mese. Allora un attimo, finiamo la storia. Per l'appunto la risposta non sarà conosciuta fino a quando Nintendo non effettivamente annuncerà il gioco e si tiene a riguardo. È completamente possibile che non sapremo mai del gioco. A quanto pare che non annuncerà mai il gioco. Incasserà le perdite a riguardo dello sviluppo e lo accantonerà. Le nostre fonti non credono che questo accadrà, perché sospettano che Nintendo in ogni caso proverà in un modo o nell'altro a farlo uscire. Forse c'è ancora comunque un miglior caso possibile. Nonostante tutti quelli che abbiano descritto il gioco abbiano menzionato che la qualità non ci fosse, hanno anche notato che il team stava cercando di rispondere quanto più possibile alle opinioni, al feedback ricevuto. Se e quando Everybody Wants a Switch uscirà, forse ne uscirà un titolo, grazie alla ricezione interna, migliore di quanto fosse all'inizio. Forse, come Cenerentola che arriva al ballo, ha bisogno soltanto di un po' di magia per arrivarci. La magia a questo punto è 30 euro, non sappiamo l'online, ma direi di no a questo punto, ma non sappiamo neanche il resto, perché descrizione, cioè, come questo che mi è stato anche fatto notare in un altro gruppo server Discord in cui mi trovo. Dividetevi in gruppi e sfidatevi in una varietà di buffi e intriganti minigiochi con temi che spaziano dai palloncini agli alieni e altro ancora. Palloncini, alieni! Sono i temi dell'immagine qua, non spazia altro, abbiamo dei non spazia, non dice nient'altro, non dice nient'altro al riguardo. Forse si può vedere qualche cosina sullo sfondo, ma non dice nient'altro. La descrizione si basa, è come se fosse stata fatta esattamente sull'immagine, senza sapere nient'altro al riguardo. E o Caval, nient'altro. È una cosa meravigliosa, perché non abbiamo, cioè, non abbiamo niente. Nintendo of America. Nintendo of America. Twitter. Nintendo of America Twitter. Eccolo qua. Questo è il tweet di Nintendo of America, dell'account Twitter di Nintendo of America. Non c'è neanche un punto esclamativo. Solitamente quando annuncio una roba puoi esprimere entusiasmo, e Nintendo lo fa solitamente anche magari con un messaggio un po' più accattivante. No,
didascalico, no punti esclamativi, la morte dentro. Poi qui sì, immagine diversa secondo me, perché in effetti qui abbiamo anche l'applicazione. E vediamo per un secondo anche che in effetti applicazione c'è il testo. Secondo me per la versione europea della copertina hanno utilizzato un qualcosa. Cioè hanno utilizzato l'immagine di Ocaval, come chiameremo noi Ocaval, così, perché altrimenti avrebbero dovuto tradurre tutte le descrizioni dell'applicazione. C'è una versione giapponese del titolo, però per farlo europea, con tutte le lingue europee, penso che sia questo il ragionamento che abbiano fatto. Ocaval. Però, ripeto, posizionamento perfetto, perché... Nella follia, giugno al momento era vuoto. Non sappiamo ancora se ci sarà un direct o meno, però giugno era vuoto. Everybody wants to switch, copre il vuoto. Tra l'altro, giustamente tra Zelda e Pikmin 4. Quindi tra un titolo che sta ricevendo che ha ricevuto un'accoglienza mostruosa e un titolo che comunque sia, a meno di schmaronate, sarà comunque molto apprezzato dai fan. O comunque in generale sarà comunque un titolo di qualità. Proprio in mezzo alla qualità, in questo sandwich con i pezzi di pane, quelli proprio con i semi di sesamo, quelli proprio cucinati bene nel forno, croccanti. C'è una sottiletta, sottile così, con dei buchi. O meglio, almeno stando alle descrizioni, perché in teoria il concetto di utilizzare, di prendere spunto da Jackbox Party Pack ha senso. Ha molto senso. Però, se dobbiamo stare all'articolo di Imran Khan, non è questo il titolo, non è questo il titolo, o meglio, non ha la qualità sufficiente. Poi magari è stato migliorato. Vorrei capire per l'appunto quanto se c'è online, perché Jackbox Party, ad esempio, puoi anche intervenire da remoto, da qualsiasi parte, puoi aggiungerti tu grazie anche al smartphone. Qua, se è locale, già questo limita abbastanza il potenziale. Non è tanto perché parti, è perché, almeno stando all'articolo, sembra un po' una perita. Cioè, se, ripeto, accoglienza di playtesting, orrida. Bisogna capire quanto se e quanto si è migliorato. Se i sorrisi di questa gente qua siano reali oppure no, lascerò la scoperta ad altri. Io non lo compro. Tra l'altro, giustamente, mica vuoi utilizzare i voucher su questo titolo. È 30 euro. Il voucher si utilizza per titoli con da 40-50 euro in su. Quindi assolutamente no. Ma in effetti chi cazzo vorrebbe utilizzare i voucher? Oddio, in realtà sì. Però lascerò ad altri scoprire. Ma poi figuriamoci. Secondo voi, tra l'altro è anche vero che la pagina dice: presto condivideremo maggiori informazioni sui riguardi One to Switch su questa pagina. Assicurati di dare un'occhiata di tanto in tanto. Vabbè, mancano 26 giorni, 28 giorni scusate, all'uscita. Avremo qualcosa di più. Vedo l'ora di vedere il primo trailer per rendermi conto di Ocaval, del suo ruolo, dei giochi che ci stanno, di come ho organizzato il tutto, del... vabbè, qua abbiamo gente che così è chiaramente esercitando, questo qua con la giacca verdognola in alto, questo qui con, di verde chiarissimo, guardatelo. Questo in realtà sembra che stia vedendo un qualcos'altro che lo sta sconvolgendo negativamente, chiarissimamente, proprio... E non è con noi in questo momento, sta pensando ad altro. Cioè, ma anche... Cioè, guardate queste... È bellissimo. Proprio... Alcune facce sono di un forzato meraviglioso. Ocaval... No, il cavallo è una cosa... Cioè, veramente, tizio con... Smoking, carota... nel taschino che manco... Pecora di Hololive... È la maschera do cavallo, con tanto di tupei, non è soltanto la criniera, ha proprio a mo' di capelli. Cioè, io non so se Bojack Horseman, Bojack Horseman ha creato questo. Cioè, abbiamo, se potessimo fare il meme del domino, il famoso meme del domino, quello lì dove... Il piccolo pezzo poi si riflette, fa cadere gli altri, c'è il pezzo enorme. Piccolo pezzo, Bojack Horseman, grande pezzo, Ocaval! Ocaval! Anzi, no, forse bisognerebbe andare un po' più indietro, perché... Però Ocaval da qualche parte è spuntato fuori. Io adoro questa cosa perché in effetti potevamo anche pensare no, non lo fanno uscire più. E invece no! Il gioco esce... E io la curiosità ce l'ho a palla comunque. L'altra cosa simpatica è che
questo ancora non risolve la questione del ma Nintendo dopo Pikmin 4 cosa? Ovviamente non la risolve, ma per certi versi è meglio comunque, perché immaginate per due motivi. Uno, immaginate che questa roba qui, se davvero di scarsa qualità, facesse parte, avesse fatto parte della lineup della seconda metà dell'anno. Diciamo che non sarebbe stata accolta nello stesso modo anche, cioè il fatto che esca così presto, diciamo che fa tirare sospiri di sollievo, nel senso che c'è altro. Perché Nintendo ha una certa logica, ormai lo dovremmo sapere per quanto riguarda le uscite. Se ci sono buchi, se ci sono davvero dei buchi, non mette Pikmin 4 a luglio. Non mette sta roba a giugno. Questa è l'ottima per coprire il buco di giugno. L'abbiamo visto nel 2020 che succede quando Nintendo deve riequilibrare le uscite. L'abbiamo visto che ad esempio Pikmin 3 Deluxe è uscito ben dopo. È stato confermato anche da Doug Bowser, che era in uscita in origine in altra data. Possiamo sospettare che fosse il gioco di aprile, perché aprile non ha mai avuto un titolo da Nintendo 2020. C'è Animal Crossing che comunque vendeva uno sfracello, però era previsto da un altro titolo. È facilmente prevedibile che Paper Mario fosse il titolo invece di giugno. Quindi l'altro titolo al di là di Clubhouse Games. Quindi se c'è da organizzare, Nintendo si organizza, le sistema le uscite. Se ci sono problemi a riguardo come pandemia, oppure come ad esempio titoli che non stanno rispettando le scadenze previste, tipo l'anno scorso lo scambio, lo swap tra Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3, chiarissimo, la palese, non ufficialmente ma palese comunque. Quindi se Nintendo mi fa uscire sta roba qui per chiudere proprio al 30 giugno, esattamente alla fine del mese, alla fine del primo trimestre, quello di Zelda, del film di Mario, che si chiude in gloria con Ocaval, vuol dire che altro. Bisogna capire quando e come lo mostrerà, ma chiaramente Nintendo ha altro. Ah, decisamente altro. Bisogna capire che cos'è quest'altro. Non sarà questa roba qui. Io ho delle teorie riguardo sull'altro che potrebbe esserci. Ci sarebbe da fare una trasmissione. Una trasmissione, sì, mi sento, una rete televisiva. Una live a riguardo, non lo so, comunque sia parlarne, discuterne. Perché le possibilità sono tante, non infinite. Perché abbiamo comunque sempre Switch 2, Switch Next, Switch o cavalla a questo punto in lontananza. Però ci sono varie possibilità ancora adesso. Non tutti i titoli grossi, però ci sono possibilità che possono rientrare. Tipo Tomodachi, un Mario 2D, adesso esagero, però anche Tomodachi sarebbe un titolo che in effetti va a colpire la fascia. Sì, però OBS, la fascia... Dicevo, c'è Tomodachi che va a coprire anche una fascia sempre casual, però diversa rispetto a questa. Tra l'altro, la cosa bella è che nel dibattito, ma il Direct c'è o no, sta roba qui non inficia, perché gli altri titoli di EPD 4 sono stati tutti annunciati al di fuori del Direct. Sono titoli dall'ambito più casual, però, ad esempio, abbiamo avuto Clubhouse Games al Direct Mini di marzo 2020, però non era EPD 4, quello era IndieCube. EPD4 ha visto i titoli fino ad ora annunciati fuori dai Direct. Labo, fuori dai Direct. Ring Fit Adventure, la settimana dopo il Direct di settembre 2019, figuriamoci. E anche quello era leakato da Emily Rogers, mi ricordo io. Poi, per l'appunto, Brain Training, anche. Perché OBS mi dà per questi problemi ogni tot? Perché? È strano però, qual è il problema? Vabbè, quindi... Tutti i titoli sono stati annunciati in ogni caso fuori da Direct. Quindi anche questo in teoria non inficia sul Direct sì, Direct no. Però il quesito, caro Caval, rimane. E come se rimane, che altro c'è? Ma anche come lo annuncia. Sappiamo che Nintendo avrà il 3 agosto il prossimo incontro con gli investitori. Quello, o meglio... E
però è un problema, perché ogni volta mi va giù fino a zero. Non pensavo così tanto, non va bene. Io vorrei cercare di spegnere e riaccendere il modem, però devo capire se lo faccio in tempo per rimanere nella finestra di che ti dà OBS e che ti dà anche Twitch, che quindi poi rimane la live, altrimenti poi devo riprendere e fare un'altra live. E questo è il fatto. E devo fare una prova però, perché così non si può andare avanti, perché dura 2 minuti, non mi ricordo quanto sia il tempo, però 2 minuti circa per riavviare il modem, non so se faccio in tempo, però non posso andare avanti così, non posso andare avanti così. Se lo fa un'altra volta, sono costretto a farlo. Vabbè, manco parlato. Allora, devo per l'appunto fare questa cosa. Lascio quindi la diretta, nel senso che vedrete che si interromperà, però spero di riuscire a riprendere in tempo. Quindi, a tra poco, perché devo sistemare il mio caso. A tra poco.